Nonna Lucia, mi racconti una storia? Una storia? Ma c'è... Ehi, Aspe, ma da quando sono tua nonna? Non sono così vecchia! Shh, nonna, dai, su, raccontami una storia! Ok, ok, calma, siediti con la copertina, la cioccolata calda, apri le orecchie e ascolta tua sorella... tua nonna che ti racconta una bella storiella. C'era una volta una creatura mistica chiamata Lucia. Come Lucia? Aspetta, no, io ho chiesto una storia, non la storia della tua vita, non mi interessa la tua storia. Senti, stai zitta e ascolta. Lucia era alla ricerca di una lente di ingrandimento. Ok. Perché stava leggendo e non vedeva bene le parole. Ah, giusto, non è che prendersi degli occhiali, eh. No, ma perché le parole erano minuscole rispetto allo standard nazionale, quindi Lucia non le leggeva bene. Ah. Quindi cercò questa magica lente e pensò che forse poteva trovarla vicino a un serbatoio. Posto normalissimo per trovare una lente. A quanto pare. Quindi uscì di casa e si diresse verso il serbatoio dell'acqua e... Si ricordò però che il serbatoio si trovava sulla luna, quindi non poteva andarci. Ah, cioè, certo. Capisci, no? Mannaggia, ma come devo fare? Decise di avviare il razzo che aveva in garage. Perché tu normalmente in garage hai un razzo, non la macchina, non la bicicletta, esatto. Il razzo. Esatto, aveva un razzo in garage, così sarebbe potuta andare sulla luna a cercare la mistica lente che si trovava vicino al serbatoio, appunto. Ma il razzo era malato, iniziò a tossire e aveva la febbre alta. Aiuto, allora aveva bisogno di una cura. La benzina magari, cura. Non lo so, era malato il razzo, pare pure i razzi possono essere malati, è normale. Il razzo Gino, Gino il razzo. Esatto, esatto. E quindi lui si accorse in casa a prendere la medicina, ma trovò solo un fazzoletto, il quale era magico, e parve curare la malattia del razzo, che però non voleva muoversi perché c'era una pianta arrampicante dietro di lui. Ah. Che lo bloccava. Allora, sia il razzo che la pianta avevano molti problemi di salute. Ah, bene, pure la pianta ora. Esatto, esatto. Avevano entrambi tanti problemi di salute. Mi chiedo se anche Lucia aveva problemi di salute. No, no, Lucia no, semplicemente non riusciva a leggere. Okay. Perciò Lucia decise di rinunciare al viaggio e di tornare nel suo salottino senza la lente. Finché... un gattino siamese le fece capire che forse, piuttosto che leggere, potrebbe passare la serata a giocare con lui e di sicuro sarebbe la cosa migliore. Sperando che Miele e Ugo non si offendano, però. Giusto, il gatto siamese. Fine. Come fine? Ecco. Ma... finita. Come finisce così? Scusa, è finita. ma come? Ma no! Questa storia non ha senso, fai schifo, non sai raccontare! Ma guarda te, ho speso i minuti della mia vita, ma io Ah, questi giovani d'oggi che non apprezzano. Beh, miei cari alpacosi, arrivederci e alla prossima storia. Cari amici alpacosi, questo è stato il primo episodio delle fiabe di nonna Lucia. Spero che vi sia piaciuto, lasciate molti like, supportate la serie e soprattutto a questa serie potete partecipare anche voi. Basta che nei commenti scrivete hashtag nella fiaba seguito dal vostro nickname di Minecraft. Ovviamente dovete essere Minecraft Premium. Useremo il vostro personaggio come protagonista della prossima storia. Quindi amici alpacosi, se il grande alpacorno rosa vorrà, ci rivediamo in un prossimo video. Nyaa!